Successo interno nella 24esima giornata, turno infrasettimanale del campionato juniores elite per il dilettante Falasca di Cesarini, che batte nel big match la Romulea di Feroce e guadagna 3 punti importantissimi per la zona playoff. 4 sono adesso i lunghezze sugli Amaranto Oro, con il Pro Roma che resta secondo vincendo a Colleferro. È il Falasca a farsi vedere per primo con Catanzaro, respinge invece Angelini che mette in corner. Dal corner successivo è Capoccia di testa ad andare vicino al vantaggio in favore della formazione biancoverde. Romulea che risponde su calcio di punizione, ma il pallone termina di poco sul fondo. Poi ancora Falasca che prende la traversa piena con Catanzaro di destro. Si salva il portiere degli ospiti Curso. Romulea che però attacca verso la mezz'ora del primo tempo e trova anch'essa un legno, questa volta con il numero 10 Donatta che si libera della marcatura del proprio avversario, avanza in area di rigore e con il sinistro va a colpire il montante sulla parte bassa con Sciarra, che così si salva dal brivido. Al 42esimo del primo tempo arriverà l'ultima vera occasione della prima frazione di gioco, ancora per i dilettanti Falaschi, questa volta con Catanzaro che di destro manda il pallone sul fondo. Il match si risolve in un attimo, praticamente nella ripresa. Al primo minuto arriverà il vantaggio da parte del Falasca. La conclusione di De Marco viene parata da Curcio, ma l'altra conclusione, quella a porta vuota da parte di Catanzaro, termina in rete con il vantaggio per la formazione biancoverde, che trova subito il raddoppio al 19esimo del secondo tempo con il calcio di punizione e il colpo di testa, questa volta di Grillo, a battere ancora Curcio, a cui chiudere il match per il 2-0 in favore del Falasca. Romulea che non ci sta e abbiamo 3 occasioni la parte finale del match, tutte con Menniti che spara alto sul calcio di punizione con praticamente porta vuota, poi ancora una conclusione da parte del numero 18 della Romulea di sinistro, questa volta che termina alto sopra la traversa, lo stesso qualche minuto più tardi ancora con il portiere dei padroni di casa Sciarra a fare la voce grossa, mentre ultima vera opportunità sarà la serpentina da parte della formazione biancoverde con Curcio che risponderà con il pallonetto, prendendo il pallone tra le proprie mani. Poi match dopo 4 minuti di recupero che termina qui, Falasca batte Romulea 2-0.